L'unica cosa migliore dell'essere seduto in un pub a Londra ad ubriacarsi con una pinta di birra in mano è sempre stare lì seduto ad ubriacarsi, ma con il tuo amico a quattro zampe seduto scodinzolante accanto a te. Ci sono molti pub che a Londra accolgono ben volentieri il tuo amico a quattro zampe. Ho scelto per te quelli che ritengo siano i migliori, alcuni sono piccoli, altri con grandi giardini. Ci sono anche dei pub che accolgono il tuo fido compagno di avventure con un bocconcino di benvenuto. E sono sicuro che immediatamente ti renderai conto che in questi locali il tuo cane sarà trattato veramente come un signore. Sigla! Nel centro di Londra potrai imbatterti in numerosi pub in cui potrai accedere con il tuo amico a quattro zampe. Passeggiando per Euston potrai trovare il Somerstown Coffee House. Se invece ti trovi per Bloomsbury, passa dal Queen's Larder a Queen's Square, dove il tuo amico a quattro zampe, se educato, riceverà un trattamento veramente speciale. Dopo essere passato per il mercato della carne a Smithfield, non puoi fare a meno di andare al The Castle, al Cowcross Street, dove il personale di questo pub accoglierà il tuo amato cane con dell'acqua e tante coccole. La domenica, per il tuo amico a quattro zampe, è un giorno speciale, perché se vai da Horse and Stables a Westminster a Bridge Road, la cena per lui è gratis. Invece tu ricordati di pagare la tua carne prima di uscire dal locale. Al Mucky Pup di Islington, il tuo cane sarà coccolato con coperte e biscotti. Tu invece berrai la tua birra con un sottofondo di musica rock. Il The Bull and Last Teeters sulla punta del sud-est di Hampstead Heath premia il tuo amico a quattro zampe con orecchie di maiale ed ossa di midullo. E per te invece ci sono dei ciccioli e patatine. Se sei alla ricerca di un ampio parco, il Way Hope North a Barnet e il Black Horse sono felici di ospitare il tuo animale domestico. Inoltre potrai gustarti una speciale birra fatta dai proprietari di questo tipico locale inglese. Trovarti a casa davanti al caminetto con il tuo cane è una cosa bellissima, o no? Se la tua risposta è sì, il White Horse offre questa grande opportunità dove tu ed il tuo amico a quattro zampe potete godere di questa splendida atmosfera. Dopo aver fatto una bella escursione con il tuo amico più fedele, a Packham Rye, il Nanette Ivy House è perfetto per rimettersi in sesto. A Wimbledon, il tuo amico apprezzerà le vicinanze dell'Other Battles al Garratt Park con il suo giardino tentacolare. Il The Talbot a Lewisham dispone di uno spazio all'aperto, con dei cerchi per il divertimento del tuo cagnolino. Questi sono solo di piccoli suggerimenti per indirizzarti nel modo più semplice in luoghi dove potrai trovarti a tuo agio con il tuo amico a quattro zampe. Ma ti assicuro, ci sono davvero tanti locali pets friendly in giro per Londra. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube. Oppure, se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!